Campi Salentina, come ogni terza domenica di ottobre, rende omaggio alla Vergine Maria venerata sotto il titolo della Mercede, compatrona della città, in una ricorrenza che forse più di ogni altra riunisce l'aspetto spirituale e quello della tradizione popolare. Vediamo. Una festa in cui la fede si unisce alla tradizione, in un connubio che segna in maniera unica e speciale una ricorrenza dal forte impatto identitario. A Campi Salentina, la terza domenica di ottobre, segna la data canonica della solennità della Madonna della Mercede, compatrona della città. Un appellativo, quello dato alla Vergine Maria, che racchiude un significato profondo, mutato nel tempo, ma che assume, oggi ancor di più, un valore assoluto di dogma mariano per eccellenza. Nella notte tra il 1 ed il 2 agosto del 1218, la Madre di Cristo appariva in sogno a San Pietro Nolasco, a San Raimondo di Peñafort e a Don Giacomo, re d'Aragona, ordinando loro di creare un ordine religioso che avesse come scopo quello di redimere i cristiani rimasti schiavi dei musulmani. L'ordine, che prese il nome di Mercedari, fu fondato nell'agosto di quello stesso anno ed i confratelli, ai tre voti ordinari, aggiunsero quello di rimanere essi stessi in schiavitù per salvare anche solo un cristiano in pericolo di apostasia. Da qui il titolo della Mercede. Oggi le schiavitù assumono un altro aspetto, ben più insidioso, che ingabbiano l'uomo, privandolo del piacere assoluto che è Dio, come afferma Padre Antonio Imperato, parroco del convento dei frati cappuccini di Campi Salentina. Un messaggio grande è la liberazione, ecco, la redenzione integrale dell'uomo, la liberazione da tutte le schiavitù che l'uomo moderno si è creato, e poi soprattutto il compito della Vergine è quella di indicare Cristo come la via, la verità e la vita per tutti quanti noi. Ritrovare se stessi, dunque, e spezzare le catene del peccato e dell'egoismo. Come ci indica il Papa, una catena importante è quella di avere un rapporto bello con la Madre Terra, un'ecologia integrale, ecco, riconoscerci fratelli tra di noi, con la natura e con tutto il creato. Abbiamo avuto il piacere di vedere che si è creato un fervore nuovo intorno alla festa della Madonna della Mercede, che può essere anche, a parte che compatrona, ma può essere anche un momento importante come la festa patronale. La tradizione si è ripresa, c'è stato un fermento importante, come dicevamo, sia da un punto di vista religioso ma anche da un punto di vista civile e laico. Bisogna migliorarsi e bisogna dare al territorio la possibilità di far venire, di essere quanto più attraente possibile. E questo è non solo qualcosa di molto bello, ma anche di promettente, perché queste feste, come la festa della Madonna della Mercede, è un potente veicolo di trasmissione della fede, della cultura, che caratterizzano la città di Campi Salentina.